Buonasera. Allora, aspettate che dico a tutti che ci siamo. Mangerò, raga, perché ho fame. Perché non mi dà le... Raga, bella, bella, bella. Buonasera. Allora, sto Crobat c'ha sto piccolo problema della difesa. Perché la speed si fissa con speed boost. E c'ha un buon attacco speciale. Nella difesa il problema. Si molla un cazzo, esatto, si ribatte la rega. Di melma, era la mia insalata di tonno. È un buon Pokémon, però non è da sottovalutare quel problema in difesa. Quali sono le... si è bloccato. A 3 su 4 sono speciali. Vabbè. Bella Magic, abbiamo vinto! Siamo campioni del mondo, Magic! Almeno questo c'è speed boost, piano piano diventa veloce. Però Rock è un tipo di mossa abbastanza raro, poco preciso, accollabile, diciamo. Eh beh, certo sì. Quello sicuramente. Chi ha il più scopo la pille finora? Booty. Booty. Booty, io ho visto fare delle cose... Cioè, i 400 punti che ha fatto oggi pomeriggio sono completamente rubati. Non li voleva fare manco lui, il gioco gli ha obbligato. Cioè, il gioco l'ha obbligato a fare punti. Incredibile. No, oltre al fatto che. Cioè, adesso l'abbiamo vinta pure noi, ragazzo. Però, Budi aveva il Pokémon uguale al nostro. Ma Misty gli ha dato Sketch, da cui ha preso Thunderbolt, aveva già Sacred Fire, ha imparato Lanciafiamme, a questo io Sacred Fire, e di base aveva Ice Beam, che è meglio di Psichico. E poi ha trovato Growth, che gli alzava lo Special Attack. Poi guarda, dico, cioè, se c'è uno che deve scuola, sono contento che sia Budi perché metà io quando scuola, perché lui ride e rido pure io. Però oggettivamente sta proprio a scuola.
Tu hanno pure aperto la chiappa, sì, tu hanno aperto la chiappa, poi sono contento perché tu non ce l'ho alla Fantaville. Però sì, tuono ha aperto la chiappa. Però il fatto è che tuono non le vedo le ranne perché le fa di mattina, io dormo. E quindi non capisco bene quanto scula. Però va da sé che ci sono 5 giocatori che stanno giocando un altro gioco, che sono Vuti, Poli, Creepy, Tuono e Atrix. Poi c'è chi si barcamena. E poi ci stanno proprio gli sfigatissimi. Io da oggi sono passato da sfigatissimo a sibarcamena, però oggettivamente credo che sia stato, cioè, la vittoria della Lega più tecnica. Cioè, me la sono proprio dovuta guadagnare sta Lega io. Cioè, sti punti ce li siamo proprio sudati. Bravo, Muni. La daccia, che è successo? Capito, Armo. Sì, esatto, è il primo Pokémon che ha superato Misty. Bello. Vedo un attimo che Pokémon ci sono in giro. È trastabile lui, Crobat, eh? Il catena merda. Sì, no, ma infatti Soundproof è stato decisivo. Ma proprio perché mi ha permesso di giocare in un certo modo. Al di là degli effettivi scam di cosa, di. Vabbè, Fabio, lui, cioè, sì, è vero, non ha mai raggiunto Surge, ma lui ha fatto, cioè, è riuscito a fare la fatica del metronomo. Sai quanto culo ci vuole a fare la fatica del metronomo? Cioè, Ago ha preso un Eevee senza avere la stone e Eevee come oggetto aveva la stone. L'ha evoluto e è diventato Tyranitar. Beh, Karoshki, bentornato. Cioè, una cosa del genere io non ci avrei manco. Cioè, proprio. Dici, come puoi sculare? Io non penso neanche a dirti che posso sculare così. A lui è successo. Thunderbolt, bello Thunderbolt, nel cattivo. Ci ha fatto una marea di danni. Una marea di danni ci ha fatto. Quanti danni ci ha fatto? Scusate. Ma ha crittato. All'ECB? Che cos'è? Il catti 380, raga. Anche Poli, sì, anche Poli è fantastico. Però almeno, cioè, non so come dirti, il fatto che tu vai a catturare un Eevee senza avere la stonna aumenta questa parte di culo. No, sì, Muni. Lo facciamo. Ce cioè, lo stiamo facendo. Mantra lo facciamo. Non ha crittato, raga. Cioè, non ha crittato. Sì, è uguale. Bella Andrea. Grazie mille. Benvenuto Andrea. Punto esclamativo Telegram per entrare a Marte Nera. Il secondo mese senti pure la musichetta. Se Sotissimo l'ha crittato, cioè, non capisco dove ha messo le statistiche. Cioè, come sono distribuite queste statistiche? Ah, ma è super efficace, però, aspetta. Ah, no, che è super efficace.
Ok, questo ha un po' di senso allora. Che comunque vuol dire che c'ha un 23 di attacco, di special attack, ed è più veloce di noi. Beh, tipo noi. No, vabbè, non vale la pena. Troppo debole perché cioè, sarebbe solo per la fatica. No, poi su Sting ne fa uno solo. Sì, vabbè, raga, poi il nome del Pokémon conta, fino a un certo punto devi vedere statistiche e mosse del Pokémon per capire se è forte o meno. No, non è vero, ma è trastabile. Escape. Trastiamo, raga. Trastiamo. Waterstone, ma c'ho paura di morire a scaudare. C'ho un po' paura di morire a scaudare. Allora, nei boschetti sembra non esserci niente di che. Siamo più veloci. Porco due. Lo finger round. Lo provo a avvelenare. Mi faccio un cazzo. Avvelenalo. Avvelenalo. Ah, grazie al cielo ha missato. Avvelenalo. No, eh. Avvelenalo. Avvelenalo. Qua facciamo un minimize. Poi lui lo finger round e noi lo ammazziamo. Oh, missed, come missed? Psycap. Minimize. No, 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 cioè, avevamo. Cioè, ma vai a cagare. Tutto sto casino per nulla, va bene. Peccato, a saperlo non usavamo la cura. Splash top moss. Oggetti abbiamo 1, 2, 3, 4, ce ne abbiamo 5, 6 e 7, 7 oggetti, 2 di base, 3, 4, 5, 6, 7, ho preso tutti quelli qua.
Andare in fondo mi sembra pericoloso. Ha vinto, ecco che fine ha fatto. Top stab, sì. Fa 22 danni e mezzo. Oh, cazzo. Scoppialo, scoppialo. Bravo. Oh, big rush. Per la classifica dovete scaricare l'applicazione, raga. Punto esclamativo app. Ma io penso che siano dei coglioni per il fatto che queste cose sono di dominio pubblico. Cioè queste cose dovrebbero essere private che non escono da Trigoria. Domanda pericolosissima. Vengono a cercare. Vado a prendere gli oggetti. Bella, però. Guarda, trapinch quanto ci si appiccica al culo. Però il primo che ha tirato fuori la cosa è stato Zaniolo, è quello che mi fa strano. Perché Zaniolo ha tirato fuori sta cosa? Cioè non ha seguito la squadra a spezzi, cioè. Se chiede il trasferimento va bene, in silenzio. No, però Muni, cioè se tu chiedi il trasferimento dovresti essere tu che mi porti il club disposto a comprarti, perché se tu rendi pubblico che te ne vuoi andare, ma non c'è nessuno che ti vuole comprare, che famo? Cioè perché poi i tifosi cominciano a darti contro e le squadre ti cominciano a offrire sempre di meno. Si crea tutto un circolo di cose che non vanno bene, fanno solo male alla trattativa. No, però ripeto, allora o tu vieni da me e mi dici guarda, c'è sta il Manchester United che mi si vuole comprare, io ci voglio andare, tipo mi so, tipo Salah. Oh, c'è sta Liverpool che mi si vuole comprare, ci voglio andare. Va bene, vai. Ma in generale a Roma non. Cioè, ma come fai? Ma mica puoi dare Zaniolo in prestito, che cazzate è? Rischi pure che te si rompe.
Sacred Fire non era al 50%. Sì, infatti mi ricordavo bene. No, eh. Oh cazzo! Se gusto ammazza. Quindi io faccio Sacred Fire adesso e dopo faccio Psycho Boost. Oppure faccio Psycho Boost adesso e dopo faccio Sacred Fire. Cioè Sacred Fire è per barnare e cercare di vincere di barna. Psycho Boost per fare i danni a quello dopo. No, no, dico per barnare quello dopo. Per barnare quello dopo. Certo che con... No, allora lo mando giù con Psycho Boost. Però dopo ho la special attack diminuita. Speriamo che quello dopo sia un Pokémon affrontabile. Nidolarn, attenzione. Si ruoglia Nidolarn. Nidolarm. Leo Poison Sting. O Psycho Boost. Notisico. Minimize, Leo, dici. Però per Brock Minimize è forte. Se non Poison Sting, raga, faccio veramente schifo Poison Sting. Sì. Secondo me la cosa è tra sti due. Bell'attacco. Sono a rischio PP se to... sì, vabbè, però insomma i PP poi ce lo poniamo al problema se superiamo Brock. Charmander. Tipo Charmander è un po' un problema. Che Charmander. Faccio Nidolarm? Faccio Nidolarm per rimbalzare? Se lo boost non lo ammazzo mai. Minimize, ci può stare Minimize. Faccio Minimize. Light screen. Special Def aumentata? Che fa? Madonna santa. Minimize. Minimize che? Un danno. Attenzione, mi fa un cazzo. Attenzione, si può fare. Non mi faccio niente manco io. No, queste cose che fanno danni in percentuale, cazzo. Dai, muoio così. Muoio di Whirlpool.
4 danni ho fatto adesso, prima non ha fatto uno. Com'è possibile? Mi ha crittato. Non può essere burnato. Non può essere burnato. Non può essere burnato un Pokémon tipo fuoco. Fatica, raga, contro Charmander. Contro Charmander. Ma perché il crit ignora le alterazioni di stats. Quindi non avevo più il meno 2 dello Psycho Boost. Si ha sempre colpito. Sì. Però va bene così. Abbiamo compensato col crit. Non si fotte. Non si fotte con Ventress. Settimo, Diego. Sono settimo. Chiodo questo robot. C'è speed boost. Cioè, se ci per chiodo intendi lento. Critico. Boom. A letto. A letto. Tutti questi punti in attacco sprecati, non c'ho un attacco fisico. Non sapevo che c'era Shedinja. Comunque sia, chissà, ancora la fatica. Non riesce mai. Bottieranno. Jolton, ma Jolton era bello. Bella. Sì, zero pure. Che dobbiamo fare? No. Vabbè, muore da solo, bene. Bene così. Azumeri il merda con Ferrisone. Accurata descrizione di Azumeri. Sì, non lo so onestamente. Brilum super difesa, tanto più di quello non gli possiamo fare, quindi ci accontentiamo così. E
andiamo ad affrontare il nostro nemico. Chi è il nostro avversario? Chi è il nostro avversario? Potrebbe essere Darth Maul, l'avversario di Ventress. Anche Palpatine stesso. Sì, è vero, serve una massa fisica. Visto che ce l'abbiamo, sti punti. Di nuovo. Che palle, Torkoal. Porco Dio, super efficace. Che palle, c'è un Chain Power. Ahsoka, dici, ci può stare. Faccio un nuovo minimize. Faccio un nuovo minimize. Ci può stare. E dai, però. Fatta che dopo c'ha sui con lui. Prova a farlo flinciare. Devo fare Psycho Boss, raga. Devo fare Psycho Boss per forza. Devo sperare che a Dragonite aveva Dragonite, bello, se fai le siamo morti. Set fire, bannalo. Ok, quindi attack miss. Ok, minimize. Raga, così è tutto qui. Ancora no. Secondo me ancora no. Al prossimo. Al prossimo. Nido per il flinch. 30% per flinch. 30% per flinch è buono. Per flinch è buono. Sì, mi piace. Peccato, raga, questo era il massimo che potevamo fare. Purtroppo ci ha incastrato due Pokémon indistruttibili. Peccato. Due Pokémon indistruttibili. Poi senza cura. Quell'altro ha preso 3 Ancient Power di fila, cazzo, con 3 minimize. Sì. Sì, no, è lì che abbiamo perso, purtroppo. Sono minimize. Venusaur. Qui più bella, leggendario. Prendiamo Venusaur. Onix. Onix per loro. Onix. Questo è Grogu? No, questo mi sembra più Jabba. No, vabbè, Onix, dai, Onix per forza. Oh, c'è Sheer Cold. Cazzo, 6 di difesa. E che merda è 6 di difesa? Madonna, 6 di difesa è bassissimo.
non gli facciamo niente. Oh, Glowing, è finita. Scappa. Acid Armor che fa? Due stage. Proviamo a resistere così. Abbiamo retto. Shir non ha effetto, raga. Deve essere almeno di livello pari. Vabbè, ci sono stati un paio di scammini su queste nuove run. Soprattutto, secondo me, il vero scam è stato perdere quell'ottimo Pokémon da Relicant. Relicant ci ha ammazzato un Pokémon che secondo me era fortissimo. E Relicant non si sa come ha fatto a ucciderci. Cioè, era un wall speciale. Era speciale, mi pare. Ma allo stesso tempo era più veloce di noi. E aveva anche tanto attacco fisico. Non lo so. Cioè, ci ha proprio negato. Ah, fino alla fine, Pimpio. Abbiamo vinto. Seeking è il nostro opponente. Raticate. Chi è un rosicone? Anakin è un rosicone. Anakin è un rosicone. Vabbè, Window pure mezzo così così. Anakin del più però. Ah, forse aveva Pure Power. Sai che c'hai ragione. Sai che forse con Relicant aveva Pure Power. Mi piace sta idea. Aveva Pure Power, spiegherebbe tutto quanto. Oh, e come fa ad attaccare prima? Dai, vabbè, ho capito. Mega Horn stabbato da Weedle. Siamo tornati al solito. Brett parra al 30. Secondo me bisogna fare prima quello. Extreme speed. Era bello Ursaring con Extreme speed, ma lo sarei tenuto volentieri. Una battaglia di logoramento poteva anche funzionare. Poi un 2, bello. Heracross, bello. Arcanine, minchia. Che triste. Come si chiama il fratello di Darth Maul? Cazzo.
Ah, dici Ciube. Sta incazzato io. Oddio, è. Savage, Savage, Savage. Si accompagna alla porta. La ringrazio. Punti. Punti, 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 punti. Chi ha tanti punti vive come un pascià. 5.000. 5.000. Per forza di fatto, no, ma noi abbiamo poco special attack, raga. Io vi dico che questo Pokémon è un passo dall'essere buono. No, guarda, i selvatici si guardano anche perché abbiamo 28 di speed, quindi guardiamo tutto. Però deve esserci un buon Pokémon per cambiare. Vabbè, Trash comunque. Cioè, il problema è che abbiamo tre mosse uguali, praticamente un po' sprecata. E soprattutto abbiamo 9 di special def. 9 di special def. Prima mossa d'acqua, siamo morti. Fastidio il rumore dei tasti. Non è. Come si dice? Conciliante. Moomilk, buono. È un Lavras nel boschetto, sì. No, infatti il problema è imparare a zero mosse, cioè. Bisogna sculacchiare. Gioco la tastiera, sì, gioco la tastiera. Pozione. Roccia, no, roccia non è un problema. Manco ground è il problema è acqua. Special defense bassa. Non è SBR. Quindi tu urli sempre, a meno che non ci sia un SMR. La vita faticosissima, cazzo. Sempre urlare. Corde vocali bruciate a 20 anni. Sandstone. Pronostico Roma domenica. Secondo me abbiamo una scuffia non esagerata. Non esagerata. 2-0. 2-0. Sì. Special def questo qua è un po' così. Tico tico, esatto, tico tico.
problema qui è che abbiamo belle cure. Questo nuovo di Special Def potrebbe far sì che queste belle cure servano a zero. Però vediamo se c'è qualcosa di decente. Ma no, perché secondo me sarà una partita molto tesa. Perché la Roma vuole pareggiarla. Cioè la Juve la vuole vincere, ne ha presi 5. La Roma non vuole vincere, la Roma vuole pareggiare. Quindi dubito che ci sia una goleada. Vabbè, se non c'è niente di meglio si darà perché non c'è niente di meglio. In ogni caso, se batti Brock, e anche se non fai full clear del Monteluna, dopo il Monteluna bastano le mosse che c'hai per arrivare fino alla Grotta Diglett e poi cambiare Grotta Diglett. Là qua sotto non sappiamo salotto. Sì, ma lì c'ho pure da ammazzarlo. Poi c'è pure questo problema, come scaviamo? Questo coso non arriva a Brock, invece secondo me questo coso ci arriva sicuro a Brock. Con queste statistiche, secondo me da Brock ci arrivi sicuro. Cioè contro pochi Pokémon, Thresh con quell'attacco è molto forte. Sacred Fire stabbato con 20 special attack. Fa quello che deve fare. Vabbè, ma attacchi sempre prima, eh. Cioè dipende quanti Pokémon ti rispondono. Cioè Sacred Fire stabbato shotta quasi tutti. Thresh con 30 d'attacco pure. Bravo Ciccio. Thresh fa attacco da 90 che si ripete 2 o 3 volte in automatico e poi diventi confuso. Quindi da usare soltanto quando sai che con 2 colpi ammazzi, quando sei disperato. Cioè quando con 2 colpi diciamo finisco gli allenatori. No, vabbè, non è che. Non è una grande idea, non è una grande idea. Oh, Wailord. Wailord. Il problema è che se è solo scout e mi tira una mossa d'acqua mi ammazzo. Non lo posso scaldare Wailord. Sì, come altro gioco d'ansia. Allora, quindi qua c'è Wailord all'8. Beh, aspetta un attimo. Abbiamo un Wailord. Il boschetto in basso è inutile, a sinistra è inutile. Qui. Stanno gli gnomi. Ma però bisogna capire l'ordine di cattura. Perché questo Pokémon ha 28 di speed. I prossimi non lo sappiamo. Wailord c'è anche sotto c'è l'Abra, se questo è vero. Però tanto se lo catturi e poi fa schifo è inutile. È andata male. No, il problema è che asciutiamo. Come la scaldiamo altre? La asciuttiamo noi, secondo me, con Payday. Ci abbiamo troppo attacco. Dici che con una 40 non ammazziamo proprio un'altra? Boh. Del Ketty, un'altra merda. Mamma mia, che brutti sti Pokémon, raga. Cioè, se prendiamo Wailord e Wailord fa schifo, è finita.
No, 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 lo possiamo guardare sotto, lo possiamo guardare sotto. Nel primo boschetto c'è quello. Possiamo scavare con 5, 5 però. 5. Il rubompa ci ammazza, secondo me. Abbiamo vinto, King. Abbiamo vinto. Campione del mondo. Campione del mondo. Campione del mondo. Mori era il quinto, ragazzi, non mi speravo. Sì. Farfetch il quinto. Raga, il problema di prenderlo blind all'otto è che se fa schifo abbiamo perso la run. Perché non abbiamo altri Pokémon da poter prendere. Ma il Diglett l'avrà se c'è all'otto, sì. Io ci provo. Thunderbolt ci ha fatto 12 danni alla po livello Pokémon 5, danni inflitti 12, difesa 9, a 14 di special attack al 5. Allora, se Wailord è forte, la run, allora, qualsiasi Pokémon hai, forte o debole, finché non supera Brock, è morto nei nostri cuori. Se supera Brock, dipende com'è. Cioè, i Pokémon forti che superano Brock possono arrivare molto lontano. I Pokémon me che superano Brock cercano di fare un po' di punti e poi scoppiano. Quindi se Wailord è forte e supera Brock, la run è buona. Perché Wailord è un Pokémon che ha il potenziale, cioè 500 BST puoi vincere. Sì, non supera meglio, non sono d'accordo. Perché pure sto Pokémon top non è che si faccia schifissimo in realtà. Ah, però il problema è che Lapras è debole a elettro. Lapras è debole a elettro, però. Se io prendo Lapras, lui c'ha Thunderbolt poi. A merda. Una merda. Però posso cercare Wailord qui all'8. Se c'è Wailord qui all'8, poi se non mi piace prendo Hitmontop. Andiamo, no, è meglio là. Il fatto è che non sappiamo se c'è all'otto, capito? È che dovrei prima vedere se è all'otto. Vuole troppo a fare quello che vorrei fare. Va bene fare le cose fatte bene, però quello esatto, Crash, però vuol dire che mi dovrebbe uscire due volte e poi non la, perché se esce la prima volta Lapras sotto, io a quel punto dovrei andare sopra a prendere Wailord.
Poi in caso ormai sotto la Lopez. Se invece mi asse Willard, lo catturo. No, vabbè, non per forza, c'è un 50% in realtà. Perché se trovo Willard all'8 qui, lo posso catturare subito. Devo scappare solo se trovo Lapras. Dai, si può fare. Il problema è che se prendi Lapras poi non puoi andare a prendere Wailord perché c'è Thunderbolt Wailord e quindi body shot. Ma fanno schifo da non sopra. Cioè io poi dovrei andare a prendere con un Pokémon con meno di 400 BST Wailord. Fa cagare. Cioè, oddio. Si può rischiare. Però. Ah, alla fine è pure vero che questo c'è 9 di special defense, quindi non è che effettivamente pure se un Pokémon da 9400. Un bella Vikingo! Buonasera ragazzi! Buonasera, buonasera, come state? Come va la disintossicazione dalla pillola fino alla settimana successiva? Noi stiamo facendo una di quelle cose per niente alienanti. È un gioco incredibile. Guarda, ti invidio che puoi giocare ai giochi belli. Io sto qui di notte a cercare quale dei due Pokémon è all'otto per prenderlo e poi vedere di andare a prendere quell'altro che sta sopra per valutare se fa schifo oppure no. Per poi perdere comunque da Brock. Quantomeno abbiamo ancora la spinta emotiva di aver vinto, che ce la fa prendere un po' più me, cioè perché ad esempio già ho subito soprattutto uno scanno brutto, però scialla, oggi abbiamo vinto, sti cazzi. Ottimista, sì, ottimista, sono 10 punti guadagnati, eh. Il problema di questo Arcanine è che ha Sacred Fire che è molto buono e dopodiché però ha tre mosse normali di cui due fanno cagare e una la puoi usare solo se sei sicuro di uccidere prima di finire in confusione perché altrimenti stai confondendo un Pokémon che ha tanto attacco quanti punti vita e quindi poi sei morto e non impara mosse. Eh sì, e poi c'è quel piccolo problemino della 9 special defense che prima mossa d'acqua andiamo al bar. Però guarda, con delle buone mosse, fare finta di niente. Ricordatevi che tutto è possibile, perché Snorlax ha vinto la Lega con Vine Whip, ce la potete fare anche voi. Ed è arrivato quasi alla Lega con Pursuit. E anzi, ha vinto la Lega con Tuono, 70% di precisione. La sagra della roulette
col tuono si è messo o meno. Some takes accuracy. Sì, no, ma abbiamo vinto perché aveva soundproof. Soundproof ci ha cambiato la run perché. Ok, ecco la Brass, si cattura la Brass. Soundproof ci ha cambiato la run non tanto perché non siamo morti da due o tre Parish Song che ci avrebbero ucciso, ma quanto perché ho potuto giocare sapendo che non morivo da Parish Song, che cambia molto lo stile di gioco. Sei molto più solido secondo me a giocare quando è così. Lapras, chi può essere Lapras? Chi può essere Lapras? Ha fatto vedere lo Sheer Cold? Beh, beato lui. Lapras è. Ho vinto la Guides oggi, sì. Bib fortuna. Andata con Bib fortuna. Vabbè, non c'entra, facciamo così. Bib lucky. Deposito 44 di special attack. Ma che cazzo? Madonna. 9 di def, eh? 9 di def, un attimo, però 44 di special attack. Secondo me si trasta questo. Cioè, Wailord con Thunderbolt è carino, però 44 di special attack all'8, raga. L'MT non serve a un cazzo, purtroppo. Si va, raga. Speriamo bene. Quanto è forte Bob? Non è morto. Quelli non muoiono più special death. Poca esperienza. Allora, PA 9 di special attack ogni due livelli. Non muore un bel più, sì. Mi sembra lineare. Questo c'ho una paura che faccia una finaccia a caso. Cazzo, sto schifetto di merda. Twist. Magby.
Zero da FB5 fa più 9 ogni 2. Non ho mai visto una cosa così polarizzata. C'è pure il più su spagnolo. La difesa è certo che è un problema, ovviamente è un problema la difesa. Ma dobbiamo riuscire, cioè dobbiamo imparare una mossa forte, speciale, che ci permetta di shottare tutti. Cioè dobbiamo avere una coverage che ci shotta, cioè, perché se riusciamo ad arrivare a una situazione in cui shottiamo, sto pallone non lo fermano più. E il problema è finché non shotti. Stiamo diventando un po' bassino. Magby again è tornato. Oh, prima era in un livello più su. Prima era in un livello più su. Possiamo levare il più. Swagger è una merda. Ludo schifo. Questo è a contatto, no? Questo è a contatto, no? Tua. Problema qui è che se muoio curo. Se muoio curo, è più probabile che muoio. Valutiamo. Secondo me è un mistball, cioè è più probabile che muoio se mi faccio attaccare. Muori! Sharpen. Pure questo. E dai, su, mi rompi i coglioni così, vabbè, ma no, sta all'11. Se lo ritroviamo con 4-5 tiri sopra, lo ammazziamo. Però siamo bassissimi di livello, mia madonna, quanto siamo bassi di livello. 14 dopo 3 allenatori. Dieci di sparo. Le statistiche vanno solo lì. Le facciamo un mucchietto a pallotto da me. Devi sopravvivere, Lavras, devi sopravvivere fino a che non impari le mosse. Solo le mosse ci dividono dalla gloria. Non morire prima. E fai un po' di livelli, cazzo. Adesso si va a combattere contro quello grosso, contro quelli piccoli. Secondo me quelli piccoli. Secondo me andiamo contro questo. Perché quello grosso, a parte ci può fare Shear Cold, ghigliottina, queste cose qua. Ma poi è più improbabile che lo shottiamo. Forza così. Non lo faccio mai, ma questa volta si fa così. Pichu, dai però, cazzo. Fake out, oddio. Prendo ex, porco. Questo è morto. Stiamo un livello secco sotto. Più 6 ha fatto? Perché fa più 6 quando gli dà il più 10% del più. Quanto fa? Sì. È più di 5 per del livello. Non l'ho mai visto. Più di 5 per del livello non l'ho mai visto.
Cioè 16 per 5 fa 80, questo c'è 82 di special attack. Cioè questo al livello 90, a livello 90 c'ha tipo 4,60 di attacco. Sì, è un Blissey che c'ha la vita al posto dello special attack. Sì, servirebbe, ma basta pure Psy e Water Pulse. Water Pulse, ma contento. A parte ovviamente lanciafiamme, Thunderbolt, Ice Beam, Crunch, Extra Senso, magari. Però vabbè, ci abbiamo Miss Ball. Vorrei una cosa un po' diversa. Diglett. Tutti i Pokémon di merda, porco due. Guarda sto culone che è rimasto vivo. Anzi, Madonna, sto al 16 da. Cioè, devo andare al 16 dal rivale. Ecco come verremo scammati. Dall'esperienza verremo scammati. Cioè, mi piacerebbe pensare che one-shottiamo tutti, ma la verità è che non è vero. E se stiamo sotto di livello, il primo che non one-shottiamo, moriamo noi. Manco Diglett è stato one-shottato, hai capito? Sì. Diglett non è stato one-shottato, raga. Diglett era vivo. Cioè in prospettiva shotti tutti, ma adesso non shotti tutti, serve un po' di livelli, ma guarda, più che altro per tanto la def non si alza, però almeno c'hai quei 6 punti vita in più, anche quei 10 di special attack in più che ti aiutano a shottare. Sì, Afterbrock e Godman, sì, precedente ma io Afterbrock. Allora, non abbiamo Barry, no? Vediamo se ci riscamma il signorino qua. Prima ci ha fatto un trappolone, Suicune. Spiace per Melia. È più veloce di me? È più veloce di me? 5 per della velocità, che di livello, che canto cazzo è veloce sto a fare? Non ha preso. So, 45 di velocità al 14. A casa Heracross, questi sono so punti esperienza. Che bella avere il Heracross contro, regà, che bella avere il Heracross contro. Ci ha provato a scammare, ci ha provato a scammare, ma noi invece assorbiamo lo scam e prendiamo punti esperienza. Mai sfidare Lapras. Erano stati saggi i pigliamosche a farsi da parte senza darmi esperienza. Sapevano che il boss ci avrebbe ucciso. E invece lui ha voluto strafare. Il rivale ha voluto strafare e ci ha dato una speranza. Siamo ancora sottolivellati, eh? Bisognerebbe stare al 19, ma siamo livellati, sottolivellati di 1, prima eravamo sottolivellati di 2. Come non ha messo i punti arrivali? No, l'ha messi. Ah, è vero. Sono rimasto a 5.000, come mai? Com'è? Me li ha messi e insta tolti. Vabbè, facciamo così. Sta a posto. Vabbè, avrà flashato,
state attenti voi perché io dico che io non me ne sarei accorto, mi facevo scambiare punti così. Le cure purtroppo non servono, secondo me non sono molto utili perché qua facciamo una finaccia subito. Questo facciamo twister. Mindreader, bravo, sì, Mindreader, bravo, sì. Grazie, Ken. Te fai un volo ad angelo proprio. Non è morto. Ma come non è morto? Ma come non è morto? Ma come non è morto? 92 special attack! Ma come non è morto? Come ha fatto io in vivo? Mi ha barnato! Mi ha barnato! Mi ha barnato con Fire Blast stabata! Scusa, ha barnato pure lui? È barnato pure lui? Scusa, giusto? Non può essere bannato. Non può essere bannato. Incredibile. E quindi non lo ammazzo con Twister. Non lo ammazzo con Twister. Miss Ball. 140 al triplo. Oddio, non lo so. Lo ammazzo con Twister. Ho fatto 140, eh. Lo killo. Voi dite che lo killo. No, non sto parlando di Beast Ball, raga. Cioè, il fatto è che le Miss Ball ci servono per dopo. Sì, devo provarci per forza, anche se non ci riesco, tanto ho perso uguale dopo, perché devo shottare tutti i Pokémon con la Barney. Non posso levarmela la Barney. Speriamo che muore. No, non muore, lo sapevo. Vabbè. Frenzy Plant, attenzione, Frenzy Plant. Vabbè, è andata bene così alla fine. È andata bene così. No, non c'ho un cazzo, raga. Non c'ho un cazzo. Che cosa gli dire a questo? Ma se mi curo? Mi curo di 20? Frenzy poi salto il turno. Tanto faccio pozza. Poi vediamo. Fatto 24 danni. No, io adesso devo ammazzarlo. Devo ammazzarlo con Twister. No, con Mist Ball. No, con Twister. Ma cura grande, ma lui mi fa 24 danni più 4 che mi prendo io. Se poi non lo ammazzo sono morto uguale. Devo ammazzarlo, deve solo morire lui. Con Frenzy lo ammazzo, ma poi ho perso, raga. Prossimo Pokémon mi tira un attacco. Io devo ricargiare, no? Posso curarmi dopo Frenzy? Posso curare con Frenzy? No. Che cazzo dite, raga? No, lo devo uccidere per forza. Non esiste curarsi qua. Quindi, o speriamo che Twister lo ammazza.
Oppure speriamo che il prossimo Pokémon non mi faccia danni. Future Sight. Sì, Twister fa tentennare. C'è un Razzivant qui. Camelot. Arriva adesso Sky Uppercut morto. Raga, è il Barn al primo attacco che prende. No, ma la cosa incredibile è che Blaziken non è morto da Miss Ball super efficace con 92 di special attack. Per questo per me è incredibile. Dovevi farlo prima al Frenzy. Se facevo prima Frenzy e mi prendevo i 6 danni del coso del Barn, poi quello mi faceva Sky Uppercut perché non potevo curare, era morto uguale. Sì, tra l'altro era pure sotto Rain, era pure sotto Rain. Però rimane incredibile che non l'abbia ucciso, cioè, secondo me è incredibile che non sia morto. Cioè, un 70 super efficace con 92 di special attack al 17 non puoi rimanere vivo. Com'è possibile rimanere vivo? Sì, è vero, anche non facendo niente hanno 12 board. Perché tra l'altro, cioè... No, sì, no, vai Nuzleaf! Vai Nuzleaf, credici, guarda! Truant! Questo non glielo do un nome. Non si è meritato questo nome, dai. Imbarazzo. Imbarazzo. L'ho preso uguale. Ah, perché lo prendo sempre. Reversa. Lui mi fa la botta. Va uno. No. Finito. A cura grande più Frenzy senza fare il Twister. Vabbè, però. La realtà è che lì ti ha appena fatto un Signal Beam da 24 danni. Cioè, cura grande quando lui ti può ancora menare per 24. Secondo me è un suicidio. Cioè. Ci poteva stare che lui avesse pochissimo special def. Aveva un ottimo attacco. Noi abbiamo 92 di special attack. Poteva anche flinciare. Erano 30. Poi facevi Frenzy Plant. Prendi gli altri 6 danni. Quindi andavi al Pokémon dopo a 20 punti vita, ti fa Sky Uppercut, sei morto ma poi devi pure ricaricare. Non lo so poi che deve succedere, cioè, non lo so se deve suicidare tipo come Mento. Flash Fire. E lui è Yoda, guardalo. Non c'è la soluzione, dai, l'abbiamo persa quando ci ha barnato. Ci sta. Silverwind. Magari sculiamo. Secondo me anche attacchiamo, però. Non ci può attaccare. Color change. Ok, quindi se faccio Mist Ball poi c'è super efficace Silverwind. Giusto. Non arriverà mai questo momento, vero? Non succederà mai purtroppo.
Allora così. A rifare il twist ci poteva stare. A rifare il twist ci poteva stare. Devi sperare in un crit. Ah, pure il flinch. Cioè, col flinch fai come Frenzy Plant. Perché. No, no, un po' meglio Frenzy Plant. Perché prendi due danni di burn, ma non prendi un attacco. Master Ball, dai, usciamo dal lab con la Master Ball. No, sì, cioè saremmo morti, cioè, no, dovevamo fare, cioè, fino alla cura è obbligato, cioè, Twister into cura. Dopo potevamo provare a rifare Twister invece di fare Frenzy Plant. Non lo ammazzavamo, tranne se critta, però c'era la possibilità di flinch e non saltava un turno dopo, che però ovviamente la speranza lì era che cioè, avremmo saltato un turno contro un tizio moncherino, che invece non è stato così, e quindi è finita. Stiamo qui. E va bene così, senza parole, senza parole. Prego, una volta fammene uno in meno. È importante che tu me ne faccia uno in meno. Una volta, uno in meno. Fammi un danno in meno. No, fammi un danno in meno, cazzo. Morirò così. Morirò così. Lancia la master. Si mette paura. Porta rispetto a chi ha la master. Vai, Pennuto. Scelgo te, Pennuto. Attenzione, abbiamo la mossa stabata qui. Cintura nera da viola. Spacca il culo da viola. Pam, no, del pack. Ma vai, torcic così, così, torcic. Arriviamo al 16 per farle evolvere. Il nostro classico lotto di speed. Sì, ha tirato un carcio che metapod non si ricorda manco come si chiama. Pericolosissimo. Ok. Questa non è la run della Master Ball, eh? Che palle.
Abbiamo perso la run della Master Ball. Potremmo andare a prendere Ninjask, che è più veloce. Sembra che faccia poco male. Ok, Pulse è perfetto. Tu sei il mio volo. Ok. The Druidica. Che tu sei Druidica. Speed, madonna, è un fulmine di guerra. Proprio di bello, cioè bello special death. Death decente, no, questo l'ho già preso. Questo è un Pokémon che può scaudare. Moonstone. Moonstone. Sarebbe bello poterla usare. Dammi un cazzo di Eevee. Io non ho mai trovato un Eevee, raga. 258 run, 0 Eevee, 0 Kindra. Va bene pure Kindra. Va bene sia Eevee che Kindra. Max Air. Pineco. Vado a prendere gli altri oggetti. Con Whirlwind. Tanto Whirlwind è scappino automatico, no? Si attacco per primo. Sono però. A priorità negativa. Però voglio andare a cercare le bolle. Solo Pineco si trova. Pineco. Quindi c'è meno 6 di priorità. Fluffy Tail. Questo scappa automatico. Coughing e Pineco. Abbiamo capito. Coughing e Pineco. Waterstone. Dai. Mivi. Da Mivi. Bosco che vigne, c'è senso. Si ci pensi. Si ci pensi, c'è senso. No, 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 nel boschetto c'è Vulpix. Vulpix e Ninjask ci sono. Però no, controllato. Come faccio a scammare? Merda. Allora. Marsh Stomp. No. Boschetto 1 Brock Parasect Shelter. Madonna santa. Golduck. Golduck è un Pokémon. Infatti non mi fa scappare. Dream Eater. Astonish. Fa sega mia Astonish. Ma allora poi gli facciamo Whirlwind a lui perché non ci fa scappare più di una volta. Ma che è una merda Shelder, raga. Si evolve in una merda Shelder.
Vediamo che si evolve Shredder. Shredder si evolve. Oh, Milotic, Gyarados, Flareon, Blastoise. Mica è vero. Labrasaur. Come si evolve in cose così forti? Coglioni. Mica male. Si scauta. Si scauta per vedere che mossa c'ha. Perché quella testa è grossa, sì. Focus Punch, una merda. Dai, mi fa sempre Focus Punch. E c'è il Power. Oh, Can't Escape, come Can't Escape? Devo fare doll, sì. Sì, era più safe doll. Vabbè, oddio, c'ha una mossa, c'ha Ancient Power. Basta. Voglio andare, cioè, voglio cercare se trovo. Se trovo Golduck al 3, ma non ci sarà manco su Golduck al 3. No, si muove con la stone al 3. Non mi fido. Teddy Orso è il quarto. Allora, aspetta un attimo, fammi andare a vedere che c'è qua sopra. Da Golduck. Cioè questo Pokémon comunque si scappa in un turno. Se prendo un altro Pokémon, è vero che Shellder, però Golduck. Top live, oggi top live, raga. Oggi cioè Gelovegliaco non è un grande. Secondo me cioè, è stato un bel mood proprio, sono divertito. No, proprio stavo contento. Shellder meglio, cioè. Al momento Shellder ha una mossa. Cioè Shellder diventa Politoed random buttata. Focus Punch è una merda. Focus Punch funziona solo se l'altro non ti mina. Una merda, la mossa, cioè. Il 70% delle volte non ha effetto. Cioè, è come se fosse una mossa col 25% di precisione. Gragge non fa niente. C'è 5 pp di Ancient Power. E ci manca la quarta mossa, però scadere la quarta mossa ovviamente è rischioso. Questo Pokémon, dai! Swalot. Manca male Swalot. Ok, se va male con Shellder si manda su Swalot.
risposta da Underworld morti. Beh, vediamo allora se troviamo nel frattempo un Goldak piccolino, lo scoutiamo. Troviamo una shield all'8, lo prendiamo. No regà, Marsh Stomp è lento. Poi io se non scappo più dagli altri Pokémon di questa cosa, mi ammazzano loro. L'otto che mi rimasto a scendersi, pace, andiamo a prendere quell'altro in caso, ecco qua. Poi in teoria dovrebbe essere... Ah ma perché c'ha... Ah no, ok, minchia. Ma repellente non c'è niente tecnico e... li apprende Marsh Stomp davvero? E preghiamo che apprende Marsh Stomp e preghiamo che non si incastri. Marsh Stomp è quello più grosso qui. Quantomeno sappiamo che all'8 scenderà ancora Ancient Power. Non l'ha perso. Quindi in teoria non sappiamo due mosse di Shelder. Se avesse avuto 400 di BST si trastava per la fatica. Però così, cioè a parte che poi cambiano, quindi manca di che ce lo portiamo dietro sto Pokémon, perché al 36 si evolve e cambia tutto. Mosse di merda. Se siamo due mosse veramente forti, fisiche, si poteva pure valutare. Ah, oh, sì, cambia sicuro. Questo era tutto un piano per arrivare a Shelder. Guarda che dobbiamo fare i piani per arrivare a Shelder. Sto incredibile Pokémon. Adesso vai, non si fa più vedere. Vedi, è arrivato Ash. Oh. Ma lo vogliamo vedere un attimo che fa sta cosa?
Ma altri non si trova, mi sa, perché è raro. Non mi fare sempre Astonish, però. Pare che c'è una mossa sola. Fare il bullo, Shelder. Allora, questo Shelder si chiama Milotic. Oppure chi è che si trasforma? Una trasformazione. Anakin che diventa Watto nel cuore, cazzo. Watto, no, non è Shelder Watto. Non è Shelder Watto, no. No, lo chiamiamo Anakin. Anakin che si trasforma. Di Star Wars, perché abbiamo vinto con B1, quindi mo believiamo in Star Wars. Ciao Alta Absorb, ciao. Silver Wind Ancient Power. Beh, 10 pp, sì, però tanto. Vabbè, dai, va buono. Con che stazze? Importante. Jump kick. Questa è la mossa che ci farà morire. Bello. Cioè, è equilibrato. Va bene, ci sta. Purtroppo non abbiamo mosse speciali, però bene. Buono, buono. Iron, glielo diamo. No, non c'è mosse, cioè mosse fisiche, no. No, non mi piace Iron. Non ti possono abbassare l'attacco. Non ti possono abbassare l'attacco. Ma sale così, raga. Cioè, se è così, rimarrà così. Cioè, i Pokémon salgono in rapporto. Non è che a un certo punto gli gira il cazzo alla speed e supera la special death. Sì, Nicole, esatto. Boostmon, sì. Abbiamo preso tutti gli oggetti in questa run. Sì, perché ho preso pure la stone là, sì. Ma vale al contrario, se invece di Eevee che si evolve una cosa, è una cosa che si evolve in un evolution. Dove prendi più? Prendi più special attack, secondo special defense, terzo attack, quarto defense e quinto special e quinto speed. Ma sarà sempre, cioè sarà mediamente tutti e due, ogni tanto fa un 3 da una parte e uno dall'altra. Perché sia Ancient Power sia Silver Wind al 10% debuffano tutte le statistiche. Oh, va bene. Ancient Power. Non l'abbiamo ammazzato. Tutte le statistiche buffate, molto bene.
Molto bene. Nazrif. Sembra quinta. Prima, raga, prima avevamo un Lapras che a livello 18 aveva 92 di special attack, però purtroppo non è passato a Brock. Peccato, peccato, cavolo, quel Lapras che mi dà vendetta. Vabbè. Lui sì. No, sei un pezzo di merda, però hai fatto milk drink due volte. Godo. Vabbè. Meno male l'ho confuso. Però al 50% ribuffa, eh. Niente, questa cosa non è mai vera. Non so se fargli swag. Calcio volante, se ci abbiamo da soli siamo morti, eh. Sta fa solo in prison questo, raga. Io non mi ammazzo da solo. Cambia idea. Ok. Sì, buono livello 14. Non so se fare swagger perché lui fa mosse speciali. Swagger potrebbe dargli una bella sveglia. Sì. Oh, lo finger round, cazzo. Mi ha bornato. Levarlo, sono morto. Morti.
Adesso è one shot, ma siamo morti. Bastardo. Bastardo. Maledetto infame. Che sfiga, raga, che sfiga. Che sfiga, 10% burn su un Pokémon che c'ha solo attacchi fisici, perché poi ce l'avevamo pure lo special attack. Bastava una mossa special. L'altro un cacchietto di merda più veloce di me. Oddio, avrebbe potuto. Cioè, cambiava se salendo di livello fossimo niente più veloci. In quel caso si cambiava. Cucchiani. No, barboci di merda. No, Super Saiyan, no, pensavo fosse cosa. Questo pure Jar Jar, guarda, non faccio Jar Jar, sai tu. Io penso anch'io, sentiva veramente bruttissimo. E poi Super Sonic, iniziamo Super Sonic, proviamo Headbutt per Flinch Headbutt, però no, Super Sonic no, c'è Soundproof, vabbè, ma stiamo scherzando. Che diminuisce questo? Special Dance, ci faccio un cazzo. Incredibile, raga. Cioè, il problema mio. Ovviamente da un cazzo purtroppo. Incredibile. Incredibile. C'è Soundproof su Super Sonic. L'infatuazione a sessi invertiti. Gufo, gufo. Oh, Thunderone. Ci abbiamo Thunder e Psico, eh. Thunder e Psico, ragazzi. Thunder e Psico, signori. Hai già che si colpisce da solo. Thunder e Psico. Thunder e Psico sono la nostra signature move. Nulla ci può fermare con tanto psico. Sì, è riuscito a B1 questo.
fatica di mattina. I don't think so. Shizor. Flashfire, magari. Magari c'è casca. Sicuro lo prendiamo. Zapparlo non costa nulla. La teoria è dopo, il problema è che se questo ci ammazza, cioè che pallette ci abbiamo? Riusciamo a scappare? Madonna, magica. Due di speed, raga, non saremmo mai scappati. Mai scappati. Dovete porti mai. Questo è il full glass cannon definitivo, cazzo, pure Golbat, cioè, Golbat per la fatica era buono. Per la carta, scusate. Vabbè. È trastabile sto Blaziken, invero. Invero è trastabile sto Blaziken. Non ha difese, però la combo velocità-attacco è quello che ti fa vincere. Di solito è quello che ti fa vincere, velocità più attacco. Max Potion. Fa la stessa fine di Lapras questo, sì. È probabile. È molto simile a Lapras in tutto. Però la prossima fatta arriva da Brock. Abbiamo perso Brock perché ci hanno barnato in realtà. Se no, se usciva da Brock. Trash è mossa in italiano, non ho il palere. Manti. Pampi. Gastri, perfetto, questo boschetto, il trust sta quasi per diventare obbligatorio. Vigorotto, Butterfly, non so, proverei Scizor, quando proviamo, se poi, cioè questo è un bel Pokémon, ci deve essere almeno, cioè ci deve essere Scizor all'8 e un'alternativa buona
un altro boschetto. Per ora sembra esserci. Vigoroth, insomma, in 4.40, cioè sì, poi si evolve, ma tanto gli batte Brock in 4.40. Diciamo che è un po' sotto. Boh, no, non mi piace, cioè sì, se batti Brock, cioè tutto quello che succede se batti Brock non esiste, non esiste, cioè si gioca solo prima di Brock. La Sidrus andiamo subito. Proviene sicuro. Non so se dargli Asidrus, raga. Però penso che sì. Penso sia giusto dargli Asidrus. Anche se troviamo un po' con CB Shot, l'unico modo è Asidrus. Tanto se li shottiamo, no, Asidrus rimane nella bag. Livello 9, davvero? Davvero? Porco, davvero? Livello 9? Ma che scout, raga? Ma con 8 di special defense e 9 di defense, come lo scout? Cioè, lo prendo o non lo prendo? Non esiste scoutare. Attacco e sono morto. Bella merda, raga. Due baby, davvero. Incredibile. Vabbè, teniamo la Sidrus a questo punto, perché questi qua da battere saranno difficilissimi. Li buttiamo. Ok. No, no. Porco duro. Sta più calmo di però, eh. Vabbè, ma tanto mi sarei curato uguale. Non avrei mai attaccato con quella vita. Calculate, Transform. Vabbè, guarda, Transform è comunque meglio di Mind Reader. Incredibile che abbia letto, sì, aveva poca special attack, evidentemente. Meglio Mind. Cioè, mi fanno minimize, faccio mind reader, attacco, che è sta merda? Sì, con le mosse sfigo sempre. Cioè, transform... Se mi esce un leggendario... Contro. Si fanno veramente cagare, incredibile. Prende una mossa buona. Tra l'altro pure Blaziken impara una marea. Cioè non mi sa che al 16 imparo due mosse. Se ci arrivo. Special def sale ancora meno della def.
50 di speed, 55 di attacco. Oh, morti. È un Omanite però. No. Vabbè, vaffanculo però. Dai, ma come si fa a giocare così? E dai. Sono perso. Morto, che devo fare? Counter. Vabbè, non era cosa, direi. Non era proprio cosa. Facciamo che va bene così. Notte, notte, Fabio, ma cerchiamo di uscire un attimo dall'hub e se sappiamo. Con Milotic, con Milotic. Beh, sarebbe bello uscire dall'hub con Milotic. Dragon Rage. No, no scam, no scam, no scam, fammi essere più veloce. No, 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 no. Ok. Peccato che c'è la difesa, cioè dove... purtroppo dovevano essere invertite difesa e special death. Perché dovevamo avere special death alta, non death alta. Però vabbè. Vabbè così. No, la Ring Road non fa niente. Viene le grotte in coppia. Da merda. Da merda. Ragazzi, salviamo qui. E domani ricominciamo a Milotic. Buonanotte, raga. Ci vediamo domani. Sì, altri mossi mai impara, Dragon Rage funziona fino a un bel po' più avanti, dai. Domani, solito orario, bene o male, sì. Sono un po' più fluido per domani. Però sì, a un certo punto appaio. Forse anche, cioè prima del solito, secondo me. Prima del solito. Penso io, se non c'ho, non c'ho Anime Night. Bella, bella, bella. Ah, no, aspetta, ma l'ho messo i conti? No, siamo fuori dal lab. Ok, ora posso chiudere.